Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo, ci stiamo guardando adesso qui sul mio canale. Oggi siamo nell'ultimo episodio della nostra carriera, no vabbè, siamo nel quinto episodio della nostra carriera allenatore con il Cagliari e ultimo episodio del calciomercato in realtà. Quindi io prima di avventrarmi nel nostro mitico calciomercato direi di andare subito a giocare la partita contro il Milan che ha Royce, attenzione. E io direi di giocare con tutti i titolari così come stiamo, però direi di mettere Tolloi al posto di Pisacane e di andare a giocare questa partita. Però vorrevo mettere, meno male che me lo sono ricordato, in panchina Ann, perché ha giocato bene la partita contro Salernitana e potrebbe comunque giocare bene. Togliamo Melchiorri? Vabbè, sì, togliamo Melchiorri, gli daremo chance comunque in partite meno importanti. E niente, io direi di iniziare subito. Milan Cagliari al San Siro, forza Cagliari, e cerchiamo di portare a casa almeno un punto. Al San Siro di Milano si sfidano Milan e Cagliari. Un Cagliari che parte con una rimonta contro la Salernitana per poi iniziare il campionato con una sconfitta in casa della Juventus, mentre Milan, che non sappiamo come sia partita, però comunque è una squadra che sappiamo dalla grande storia, è una squadra sempre molto in forma e molto forte. Negli ultimi anni però è un po' in discesa. Quest'anno dovrà essere l'anno della rinascita rossonera con i soldi dei cinesi e con l'arrivo appunto di Marco Royce, che sarà il condottiero di questa squadra. E niente, io direi che si può iniziare, saltiamo tutto e forza Cagliari, cerchiamo di vincere. Montolivo per Locatelli. João Pedro in contropiede il Cagliari. È scoperto il Milan. Sau, Sau, Sau. Cross in mezzo sul, no, cross arretrato e palla riconquistata dagli avversari. Van der Ville, Ionita, Barella, Van der Ville. Van der Ville può buttarla in mezzo sul primo palo dove c'è Ionita. Vantaggio Cagliari. Proprio Ionita. Un giocatore davvero che sta facendo la differenza in questo Cagliari. Guardate qui l'azione. Penso che vi avrò fatto vedere proprio tutta l'azione. Perché ottimo cross di Van der Ville sul primo palo e Ionita segna il suo secondo gol stagionale. Primo in campionato e primo gol in campionato del Cagliari. Ottimo, ottimo inizio contro il Milan. Ma davvero Ionita è un giocatore importantissimo per il Cagliari. L'abbiamo visto contro la Salernitana, contro la Juve è stato uno dei migliori pur la disfatta. E qui sta giocando davvero un partitone. Kalinic. Brutto errore di Mianghe che però rimedia su Suso. Poi ancora Mianghe. E non è rigore. E non è rigore, attenzione. Non è rigore per il Milan, però c'è ancora Suso in avanti. Dietro per Abate, interrompe l'azione Barella. E poi Sau ha visto lo scatto di João Pedro. João Pedro, João Pedro, João Pedro! Palo gol! 2-0 Cagliari! Che Cagliari, è la dub di João Pedro! 2-0 per il Cagliari! Mamma mia, una squadra totalmente diversa da quella contro la Juventus. Mamma mia, un Milan davvero scosso da un Cagliari in formissima. Bravo Van der Ville, poi Musacchio ha pescato Kalinic, l'ora difensivo di Andreolli. Deve chiudere Toloi, sbaglia Toloi, Locatelli. Cosa si è mangiato Locatelli? E termina così il primo tempo con un erroraccio della nostra difesa. Ma con un altrettanto errore di Locatelli che poteva anche avanzare visto che era rimasto solamente Mianghe che doveva anche rientrare. Quindi poteva avanzare. E niente, è iniziato il secondo tempo con Montolivo, Locatelli, Rodriguez, Cianoglu, Marcola Van der Ville, vada Biglia. Attenzione qui Van der Ville perde l'uomo. C'è Montolivo, Montolivo. Attenzione a Montolivo per Kalinic che si gira e poi Montolivo. Forse lì ci poteva stare anche il rigore. Gol di Montolivo che accorcia le distanze. Io direi di fare un altro cambio. Facciamo uscire Sau per Diego Farias. Capitano Andreoli l'avrei dato a Barella, gli avrei dato questa opportunità. Vabbè. Esce Sau per Diego Farias e dobbiamo cercare di chiudere la partita. La squadra è molto larga. Bonucci, Locatelli, Montolivo, Musacchio. Kalinic, bravissimo Barella, per João Pedro che può servire Han, per Farias,
di Loperan che si gira, prova il destro. Donnarumma, Donnarumma. No, Destena Mianghe mai. Però facciamo un cambio, un ultimo cambio. Io direi di far uscire Barella per Capitan Destena. Ultimo cambio. Diamo questi pochi minuti, questi 2 minuti di minutaggio al capitano. Attenzione alla palla sul primo palo. Donnarumma. Donnarumma, ultimi minuti, ultimi secondi, anzi di tensione. Borini. Rodriguez, Kalinic, Rodriguez. Rodriguez. Toloi, bravissimo. E poi Ionita. Allontana e si conclude qui il match al San Siro. Vince il Cagliari. Che partita! Ecco qui il gol di Ionita. Che partita del nostro Cagliari. Alla pari col Milan, forse il possesso palla un po' di più il Milan, ma abbiamo giocato davvero a viso aperto in un campo difficilissimo come quello di San Siro. Siamo riusciti a portare a casa i primi 3 punti della stagione. Che partita davvero, ragazzi! Partita fantastica del nostro Cagliari. E adesso buttiamoci nel mercato in questi ultimi 4 giorni e cerchiamo di comprare qualcuno. Allora, i primi obiettivi, anzi, gli unici obiettivi che voglio, che dobbiamo comprare assolutamente, sono Antonelli, che però dovremmo aspettare una settimana, quindi non lo possiamo prendere. Allora, io direi, ci serve anche un esterno, ma Di Francesco non lo possiamo prendere. Allora, iniziamo a trattare per qualcuno, io direi. Direi anche, sto dicendo solamente direi, di provare a trattare, potremmo provare anche per Krejci. Piazza, hanno detto, oppure Giaccherini, però io vorrei uno giovane. Politano possiamo provare. Ma chiedono davvero tanto. Qua, come stiamo per Capuano? Ancora l'Atalanta, ma se qua non fanno niente. Qua non stanno ancora concludendo niente. Vabbè, aspettiamo, intanto facciamo gli allenamenti. Speriamo di far crescere qualcuno. Io direi di continuare a fare loro. Io voglio allenare tanto Mianghe, perché comunque si è dimostrato contro il Milan di aver messo solo i gol come in molte partite. E forse anche un po' sbagliato perché non vi faccio vedere i giocatori che rendono. Però comunque Mianghe mi sta piacendo molto come sta giocando e non sta avendo la pressione comunque di essere l'unico terzino del Cagliari. Anzi, sta giocando molto bene. Trattiamo su una base di 5 milioni e 2 perché già che ci offrono 4 milioni e 100 è abbastanza. Quindi andiamo su 5 milioni e 2, 5 milioni e 2 e speriamo di comunque venderlo 4 milioni e 7. Madonna mia, il Benevento proprio ci no, no, che rifiuta. Madonna mia, mo sbagliavo di nuovo. Come con Andreoli, la chi era? Antonelli. 5 milioni e 150.000 senza clausola di rivendita. Ok, ma il Benevento si può trattare col Benevento, eh? Ok, quindi cosa. Allora, noi abbiamo anche Faragò. Ma Faragò, no, ma cosa ce ne facciamo di Faragò? Mi sto chiedendo. Comunque, terzino sinistro mi fanno trattare per questi qua, no. Mannaggia, ma non mi dice fra quanto tempo posso trattare. Vabbè, allora io direi di provarci per Barreca a sto punto. Trattiamo per Barreca e cerchiamo di fare qualcosa. Io direi di offrire per Barreca Capuano, difensore centrale. Offriamo Capuano, costa 3 milioni e 4. Cosa ci chiedono loro? Alla destra, noi alla destra abbiamo nessuno. Quindi offerta per il cartellino abbiamo 7 milioni e 3. Vabbè, ma se io offro 5 milioni mi sputano in un occhio, più 20%. Va? Guardate qui, c'è una cosa da malati: 13 milioni più il 10%. Ma 13 milioni di cazzo ce li ha? Mannaggia, vabbè, facciamo termine offerta. Cioè, termina trattativa, quindi Barreca non arriverà. Chi possiamo puntare? Qualche terzino, ma non me ne vengono proprio in mente. Non lo so, vediamo se qua mi hanno trovato qualcuno. Terzino da prima squadra, vediamo se c'è qualcuno. Proviamo per Emerson Palmieri, dove non abbiamo nemmeno tante notizie, quindi vediamo più o meno cosa ci chiedono per Palmieri. Oppure dobbiamo aspettare e non so davvero a chi comprare. Quindi, Emerson Palmieri. Trattiamo, vediamo cosa ci dicono. Allora, facciamo prima una cosa. Proviamo scambio con difensore centrale Capuano. Capuano.
terzino destro, Padoin, e poi mi servirebbe un terzino. Vabbè, vediamo cosa ci dicono con Padoin. 8 milioni e 8. Mannaggia. 8 mi facciamo. Clausola per la vendita del 15% più 3 milioni e mezzo. Vabbè, però Padoin diamo. E poi potremmo puntare. Vabbè, ci hanno proprio sputato in un occhio, ma che bello però. Io direi di provare a trattare vabbè, andiamo su Politano. Vediamo cosa ci dicono per Politano. 7 milioni e mezzo più 15% più. Cioè, la Madonna. Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Vabbè, ma questi mi rifiuteranno di sicuro. Io devo vendere ancora Capuano intanto. Poi, nel dubbio, Padoin. Vabbè, ma terzino destro, però Padoin non l'abbiamo inserito da nessuna parte. Terzino sinistro. Andiamo su Peluso. Vediamo cosa possiamo dirgli a questi qua. Se gli interessa Faragò, che ne so, Peluso tanto, cioè scambio giocatore, centrocampista, Faragò, vediamo dov'è Faragò, Pancrazio Faragò, non lo chiamerò mai Paolo, ma Pancrazio, ci serve un giocatore difensore centrale, ma chi vi do? C'ho Capuano, non ho più Capuano, ah perché già gliel'ho offerto, mi pare pure ovvio. E quindi facciamo un'offerta per cartellino di 500.000, 400.000 euro. Vediamo. Vabbè, non arriva nemmeno Peluso. Ma io non ci posso credere, Peluso. Per la Madonna. Cioè, ma non, davvero siamo rimasti con le pezze al culo. Come si direbbe in questi casi. Cioè, io adesso che mi devo andare a prendere Zuniga dal Napoli. Vogliamo provarci per Zuniga, ragazzi. No, offerta in città per Matteo Politano 21 milioni più capo. Sì, no, ma sicuramente. Ma ne sono convinti loro, eh. Vabbè, io non rifiuto per Politano, però comunque è un'offerta inaccettabile. Allora io proverei, che ne so. Non ho più idee. Non ho più idee, davvero. Non, nessuno di proprio interessante. Vogliamo provare per Regini. Vediamo Regini, è sul mercato Regini. Wow, Regini Zuniga. No, io ci provo seriamente per Zuniga, ragazzi, io non sto scherzando. Io non sto scherzando, io lo voglio a Zuniga. Però vabbè, Regini potremmo provarci. Vediamo, anche se mi pare che no, è Quagliarella il capitano. Non mi ricordo, Regini o Quagliarella sono i capitani del Ovidiano. Boh, non lo so. Comunque possiamo provare per Regini, intanto devo capire perché quando registro l'ha mercato. Cioè, guardate qua. Bello, sì. Ho fatto questa. Quindi ci chiedono tra i 4 milioni e i 5 milioni e 8. Però il valore di mercato è 3 milioni ed è in vendita. Qua 2 milioni e 6, 3 milioni e 7. Allora, proviamo per Regini, che può fare pure il centrale. Trattiamo però seriamente. Quindi, che ne so, 2 milioni subito. Anzi, scambio giocatori. Vediamo se vogliono Faragò. Vi prego, vi prego, vi prego, Faragò, Faragò, attaccante, mannaggia. E chi abbiamo attaccante? Sao, Farias, Melchiorri e vabbè, nessuno. E Ann. Vasco Regini, allora facciamo 2 milioni. 2 milioni. 2 milioni 8 e 50. Io lo sapete che faccio? 2 milioni e 150 più 8% tipo sulla clausola della rivendita e vediamo cosa ci dicono. Non la vogliono la clausola, vogliono 2 milioni e 7, quindi offro 2 milioni e 3, 2 milioni e 3, vediamo se accettano. 2 milioni e 650, qua stiamo andando proprio sulle piccole cifre. 2 milioni e 350. Ya, fatemi risparmiare qualcosa. 2 milioni e 6. No, vabbè. 2 milioni. No, io accetto, non fa niente. 200.000. Quindi direi di andare a trattare per Regini e speriamo di come si chiama? Di vendere Capuano, così ci possiamo prendere pure un ottimo esterno. Allora, mettiamo come ruolo squadra importante. Magnifico, era ciò che volevamo. Durata del contratto 4 anni. Mi va più che bene, fine 30 anni. I termini ci soddisfano. Ignora clausola rescissoria. E poi loro vogliono
Questi. Allora, bonus facciamo. Io voglio dargli. No, no. 20.000. Facciamo 22.000. 22.000, 4,50. E tipo modifica bonus a 25 ti do 1,5 milioni. Vediamo così se gli interessa. Non ci siamo sperando. Ma no! Ma com'è? Non è più interessato a trasferirsi? Vabbè, ma non ci credo. No, ragazzi, ma è uno scherzo. Io spero sia uno scherzo. Perché oppure non ci credo. Cioè, mi stanno proprio prendendo per il culo. Io vado su Zuniga. Io vado su Zuniga, non sto scherzando. Zuniga, vai. Qua nessuno mi vuole vendere i giocatori. Madonna santa. Ma come si fa? Scambio giocatori, centrocampista, Faragò. Io non ci posso credere però. Faragò, possiamo prendere lo scambio alla destra. Non abbiamo una alla destra. 1,8 milioni, 1,9 milioni, vai. Madonna santa, non è possibile. Siamo soddisfatti dell'offerta per Zuniga. Cioè, io mi sono ridotto a Zuniga. Zuniga. Cioè, Zuniga, per Dio. Zuniga. Beh, qua che cosa è successo? Dov'è Zuniga? Mo' è scomparso. Eccolo qua. Tratta. Mannaggia, ma come si fa? Quello che rifiuta perché gli ho offerto 3.000 in meno a settimana, là. Importante. Mo' ci manca solo che chiede il cruciale. Stiamo facendo progressi. 3 anni, vai. Figlio un contratto di 3 anni, termina offerta, soddisfano, procediamo. Accetta e no termina trattativa. Ok, parliamo di soldi. Offriamogli direttamente uno stipendio di 46-45 mila. Però 1 milione di bonus di ingaggi. Vediamo. 43 mila, presenze 5. Ma anche no. Facciamo. A 15 presenze gli do 750 mila. Più 1 milione, vai, facciamo così. No, oppure facciamo 900.000. 900.000, anzi 800.000 con 45.000 di stipendi. Vediamo cosa mi dice. Non esattamente. Ok, Zuniga è un nuovo giocatore del Cagliari. Cioè, ragazzi, Zuniga. Ma voi rendete. Io devo capire perché lagga quando registro. Però io ho preso Zuniga. Zuniga. Madonna santa, ho tolto la lista Calabria intanto, però sta laggando e quindi lo fa con 10 anni di ritardo. Ecco qua, l'ha appena tolto. Quindi Zuniga è il nuovo giocatore del Cagliari. Madonna santa, Zuniga. Cioè, voi avete capito a chi mi sono ridotto? Poi abbiamo 3 milioni e 3, aspettiamo di cedere quello che non cediamo ancora, eh. Dobbiamo ancora prenderci l'esterno. Capuano, no, Artur Ionita 10 milioni, ma io non lo vendo Ionita.